tenute la Montina, spumanti Franciacorta. Quest'anno al Venite l'avete presentando anche una nuova veste grafica, 7 colori per 7 declinazioni di Franciacorta. Queste sono molto importanti. Oggi i nostri vini Franciacorta vengono, diciamo, accarezzati e bevuti da giovani, e abbiamo voluto, diciamo, creare questa nuova immagine dei colori un po', diciamo, più freschi, più giovanili. Forse avevamo 10 anni fa avevamo un'azienda, una storia più tradizionale. Oggi vogliamo essere più giovani. La produzione complessiva delle tenute La Montina? Siamo circa 420.000 bottiglie di Franciacorta suddiviso nelle varie tipologie. In più produciamo anche una piccola quantità di circa 30.000 bottiglie di vino rosso, che è la storia, diciamo, prima della Franciacorta del nostro territorio. Una delle operazioni fondamentali per la lavorazione degli spumanti è la sboccatura. Ma perché si fa? Dunque, è molto importante, perché il 70% del consumatore che viene a visitare la cantina non conosce ancora Extra Brut o Brut. Il vino, quando si sbocca, cioè si elimina il sedimento, lì l'azienda, diciamo, ha una possibilità. Se è Extra Brut, non aggiungiamo sciroppo, o per non aggiungiamo poco. Nel Brut siamo obbligati ad aggiungere circa 1 cm3 di zucchero di canna e, diciamo, la liqueur d'espedizione, diciamo, che si intitola. A che punto della lavorazione si fa la sboccatura? Nella parte finale della bottiglia, perché praticamente ha finito la maturazione, è andata sulle pupille e si sbocca per andare sul mercato. L'azienda La Montina ha una 70 di ettari vitati, parte di proprietà, però una caratteristica anche di questa zona, parte in affitto. Sì, è proprio la caratteristica, perché prima abbiamo iniziato il percorso della cantina, poi praticamente nelle zone che noi siamo, diciamo, più interessati per un problema di ricercare la qualità, acquisiamo i terreni in affitto di 20 o 25 anni di affitto. Terreni in affitto che poi dopo voi lavorate. Come vedo qua, c'è una differenza, una parte a rata, un filare, e una parte no. Come mai? Dunque, abbiamo un agronomo siciliano che lui viene dal caldo, e praticamente 10 anni fa ha detto: io farei questo tipo di lavoro, perché quando abbiamo in primavera, come in questo periodo, abbiamo un po', diciamo, di acqua, nella aratura l'acqua va subito in profondità, nella piano invece abbiamo la possibilità di fare le lavorazioni del vigneto.